Fu una lunga storia in 30 tappe e 3 decenni, vissuta da milioni di ragazzi ovunque nel mondo, molti dei quali, tornati a casa, hanno poi capito, oltre l'emozione dei giorni condivisi tra una catechesi, uno spettacolo, una veglia, che il Dio percepito, scoperto, ritrovato in mezzo a una folla di coetanei, bussava adesso al cuore per chiedere un impegno, l'assunzione di una piena coscienza cristiana. Questo hanno costruito fin qui le 30 giornate mondiali della gioventù, inventate da Giovanni Paolo II nel 1985. La 31esima GMG in programma a Cracovia, fra poco più di 3 mesi, dal 25 al 31 luglio, avrà, come fu nel 2000, un sapore particolare. Nell'anno santo della misericordia sarà il giubileo dei giovani. E assieme a loro anche gli adolescenti potranno contare su un incontro con Papa Francesco durante il giubileo dei ragazzi di Roma, dal 23 al 25 aprile. Un percorso al quale in moltissimi si stanno preparando da tempo, racconta al microfono del comitato organizzatore della GMG di Cracovia, Chris Adamczyk, felice che l'incontro si celebri nella sua Polonia. Essere in Polonia, a Cracovia, la mia patria, nella stessa arcidiocesi di San Karol Wojtyla, sarà una benedizione incredibile. Spero di incontrare centinaia di giovani che come me cercano il Signore. Voglio condividere con tutti la gioia che ho scoperto nel trovare Cristo e voglio partecipare con loro ai momenti commoventi e bellissimi delle giornate mondiali della gioventù. Le GMG sono un evento straordinario per i giovani del mondo, per testimoniare che siamo tutti profondamente amati da Cristo. Da quelle settimane intense di entusiasmo e preghiera, ogni volta uguali e diverse, a Manila e a Parigi, a Sydney e a Rio de Janeiro, sono nate famiglie innamorate della Chiesa, vocazioni sacerdotali chiamate alla vita consacrata, come dice Carlos Ferreira, che alla GMG di Madrid ha conosciuto sua moglie. Per me le GMG sono importanti perché per me sono espressione di vera fede e mi formano. Molte volte è stato durante le GMG che mi sono fatto delle domande su cosa vuole il Signore da me e spesso questi interrogativi mi hanno condotto alla mia vocazione. Il tema della 31esima giornata mondiale della gioventù è racchiuso nelle parole «Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia», un tema prettamente giubilare che, nota Emile Kayan, calza a pennello al tipo di esperienza che si vive durante il raduno. Le GMG sono importanti perché danno la possibilità di rafforzare la nostra fede, di essere testimoni, di aiutarci reciprocamente sul cammino della fede, ma sono anche un'opportunità di mettere in pratica la misericordia. Sappiamo che alle GMG viviamo varie sfide, ogni giorno fa caldo, bisogna essere pazienti, bisogna aspettare per mangiare, non si dorme molto, quindi sono occasioni per dare il meglio di noi stessi in condizioni che talvolta non sono proprio favorevoli. Da questa carrellata di testimonianze raccolte dalla TV cattolica Salt and Light si coglie come il fenomeno GMG negli anni sia diventato universale, arrivando a incidere in contesti dove la Chiesa vive in condizioni particolari. Lo conferma dalla Cina Mary Yu. Da quando sono nata ho sentito e letto il suo nome, Papa Giovanni Paolo II, durante la messa e le preghiere quotidiane. Da parte mia è sempre stato oggetto di rispetto e di amore a motivo del suo affetto per i giovani del mondo, per la Chiesa in Cina e per la sua bontà. Ho sempre desiderato avere la possibilità di vederlo. Infine l'ho incontrato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Toronto nel 2002. Sebbene fosse molto lontano da me, il mio cuore mi saltava nel petto. Sono stata profondamente colpita dall'atmosfera della GMG che ha ispirato la mia fede, mi ha incoraggiato ad essere sale della terra e luce del mondo, dando la testimonianza del Vangelo. San Giovanni Paolo II, per favore, prega per i giovani in Cina. Molti dei ragazzi hanno vissuto la GMG da dietro le quinte dei vari servizi che ogni volta il grande raduno ha bisogno di garantire. I volontari delle GMG sono ormai un fenomeno nel fenomeno e anche, spiega Alicia Ambrosio, una finestra particolare da cui affacciarsi per lasciarsi avvolgere e contagiare dal clima e magari scoprire uno spaccato di chiesa sconosciuto. In Nord America al tempo non avevo conosciuto da vicino i vari movimenti che ci sono nella Chiesa, mentre lì avevo compagni di stanza e colleghi da tutto il mondo. Sento di essere tornata con una freschezza di fede che non avevo prima, semplicemente derivante dal fatto di aver ricevuto nuovi elementi da introdurre nella mia stessa vita di fede.
un modo per vedersi insieme, per contarsi quasi, di intuire la forza di un popolo giovane che può cambiare il mondo perché abita in tutto il mondo. Anche questo, afferma Charles Le Bourgeois, vuol dire GMG. Je pense que les GMG sont siano un momento molto importante per la gioventù cattolica di oggi, perché molto spesso si sente piuttosto isolata, sia a scuola che all'università, oppure nei gruppi di amici o forse anche solo sul posto di lavoro. Le GMG sono allora quel momento, quel tempo privilegiato in cui si trova la gioventù cattolica, spesso attraverso diverse culture, diversi costumi, una varietà di tradizioni a seconda del paese di provenienza, e proprio questo manifesta l'universalità della Chiesa.